anch'io mi associo ai ringraziamenti per la prontezza con la quale i giornalisti e la stampa locale hanno accolto questa nostra richiesta che prende spunto stasera da quelle dichiarazioni a cui faceva riferimento Sandro Bergamo, che hanno in qualche modo scosso le nostre coscienze, innanzitutto da cittadini e poi anche da consiglieri comunali. Quando il sindaco a tutti i costi entra a gamba tesa nel panorama politico locale e fa delle affermazioni sulla stampa del tipo, ragionando per massimi sistemi, come se io o altri miei colleghi fossimo quelli che non vogliono il porto e che quindi vengono associati, ripeto, ragionando erroneamente, per massimi sistemi, come se fossimo noi, tra virgolette, cani arrabbiati, che associandosi ad altri, tra virgolette, cani arrabbiati, non vogliamo il porto a tutti i costi, per cui invece lui vuole lo sviluppo e ci bacchetta dicendo che è tempo perso, che questa ulteriore ordinanza del TAR che sospende il suo atto amministrativo fosse praticamente una doccia fredda, una bocciatura per tutta la città di Ischia e che quindi a gioirne saremmo solo noi e che non capiamo nulla di quale sia il bene collettivo che invece lui capisce e interpreterebbe in maniera moderna. In maniera proiettata al futuro di questa che lui vede per questa città e vede solo quel tipo di posto, quel tipo di progetto che probabilmente sarebbe solo utile a dei privati, non all'interesse collettivo, ma questo ci arriviamo per gradi. E questa è la sua categoria di intervento. Questo è quello che appare sulla stampa appena ieri, il 18 di settembre, bacchettando i signorotti locali che invece tendono, come dire, ad allungare le mani sul paese per evitare il suo sviluppo ideale, che è quello che dicevo. Io sinceramente sono rimasto sbalordito, io prima da cittadino e poi da consigliere comunale, leggendo questo intervento che se scritto da un dilettante sarebbe un dilettante allo sbaraglio, scritto dal sindaco assume un significato grave, ancora una volta questo sindaco ha sbagliato tutto o non ci capisce niente, lui oppure vuole gettare fumo negli occhi dicendo una sua verità che in realtà è una bugia colossale. Io il porto lo voglio. Per cui sarei molto grato ai colleghi della stampa se nel cappello introduttivo del mio intervento di stasera fosse scritto Mauro Campilongo, due punti, io il porto lo voglio, chiuse virgolette. Il porto lo voglio perché l'ho firmato, ho firmato delle carte. Nel 2001 fu concesso un finanziamento pubblico di 7 miliardi di lire, perché all'epoca c'era ancora la lira, nella conferenza Stato-Regioni in favore del porto di Scalea. In base a quel finanziamento, in base ad un progetto preliminare a firma del migliore progettista d'Italia, dello studio associato Noli De Girolamo, fece un bellissimo progetto. Un progetto che venne definito non solo dalla stampa locale, ma dai mass media regionali, faccio riferimento a Rai 3, disse che era il miglior porto d'Italia a livello progettuale. Era la Rocca di Scalea ed era presentato come il porto museo, perché la Rocca Imperiale, che è il nostro simbolo della città di Scalea, sarebbe diventato un museo. La Soprintendenza ai beni archeologici, che è l'ente preposto per legge a dare il suo parere favorevole per la tutela e lo sviluppo dei nostri beni monumentali, diede nella conferenza dei servizi del 2002 il suo parere favorevole a quel progetto, insieme ad altri 19 enti che non sono qui ad elencarvi, per meri motivi ed ovvi motivi di spazio.
attorno a quel progetto, si, attorno a quell'idea di sviluppo, si cominciò a parlare finalmente della realizzazione del porto intorno a Torre Talaro. La soprintendenza fece un unico taglio, tra virgolette, perché dagli originari 310 posti barca ne impose 285, proprio per evitare possibili, come dire, eccessivi scavi intorno al monumento, e fu la domanda che fece Enzo De Vito, che saluto in sala, in un famoso incontro dell'hotel tenutosi presso l'hotel Talao. Quello era un al Santa Caterina. Quello è il progetto che io ho firmato, quello è il progetto che vuole e che è necessario alla città di Scalea, attorno al quale era stato dato un finanziamento pubblico, attorno al quale era stata ritagliata una gara di appalto, alla quale parteciparono inizialmente più ditte, che venne aggiudicata all'attuale Genova. Questo è un appalto concessione, chiaramente, con una durata che poi fu mutata nel corso del tempo, ma è quello la struttura alla quale facciamo riferimento. E quella è la struttura portuale che è necessaria per lo sviluppo della città di Scalea. Lo abbiamo condiviso nella lista di Scalea adesso, perché nel 2010 ci sono state le elezioni che ci vedevano contrapposti alla lista Scalea nel cuore. Era quella l'idea di sviluppo che noi riteniamo sia l'idea di sviluppo della città di Scalea. Ora, andare a raddoppiare i posti barca solo perché la CEM, che il privato dice, sostiene di aver perso il finanziamento pubblico degli originari 7 miliardi di lire, oggi 3 milioni e mezzo di euro, quindi consentire al privato di fare questa speculazione è un atto politico, ci vuole semplicemente dialogo, cioè è giusto, c'è da porsi questo interrogativo nel momento in cui viene sottoposto al VIA, e il VIA, che è l'ultimo parere, quello più importante, che ti consente di cantierare l'opera, ti devi porre questo interrogativo. È opportuno fare un megaporto di 510 posti barca intorno al nostro simbolo, intorno alle nostre storie, intorno alle nostre tradizioni, per favorire chi? Il popolo o la ditta privata? A chi serve quel megaporto? Quando nei paesi limitrofi a cui il sindaco fa riferimento le aste vanno deserte perché i posti barca non sono in vendita in questo periodo di economia crudele. E allora questo è l'interrogativo che un buon sindaco deve recepire. E nel Consiglio Comunale aperto, che voi ricorderete, si tenne nel mese di marzo, qualche mese fa, presso l'aula consiliare, non gli ponemmo questo interrogativo. Un sindaco che ragiona e che dialoga avrebbe dovuto parlare con tutte le parti sociali, a cominciare da Scalea adesso, a cominciare da Scalea Libera, a cominciare da Scalea Liberamente, a cominciare dal Comitato Scalea 2020, a cominciare dai partiti, a cominciare da tutte le forze sociali che in maniera democratica intendono apportare il loro contributo per una crescita di questa città. Lui no, lui queste cose non le ha attuate, da pessimo sindaco invece ha ritenuto di dover andare avanti per la sua strada, che era la strada tipica di un bambino. Penso a mio figlio quando gli viene sottratto un giochino dalle mani, che comincia a piangere e a sbattere i piedi. Lui disse in consiglio comunale: io con chi fa ricorso non ci parlo, vado avanti da solo, questa è la strada e ci state bene, se non ci state, arrivederci. Per far contenta la ditta privata che scrisse al comune: ora devi chiudere la conferenza dei servizi, ebbe a rindire la conferenza dei servizi il 3 gennaio del 2012, quando l'agenzia del demanio gli disse: ma dammi i progetti per poter esprimere il mio parere in sede alla conferenza dei servizi, deve avere il progetto, perché lì ci sono tre progetti, quello originario a cui ho fatto riferimento prima e altri due. Come faccio a esprimere il mio parere se non ho le carte? Lui, pur di far contenta la ditta privata che premeva per poter chiudere l'opera, quindi non per far contenta la cittadinanza e il popolo di Scalea, ha chiuso
illegittimamente. La conferenza dei servizi è tenuta al Comune di Scaria il 3 gennaio del 2012, questo è il suo modo di fare, questo è il suo operato amministrativo. Il TAR ha sospeso l'efficacia di quel provvedimento ed oggi il Comune si trova in una fase di stallo per colpa sua. Non si è nemmeno difeso. Ci stava arrivando. Tra l'altro, in questa udienza tenutasi tra il ricorrente, che era Italia Nostra, che affiancava il Comitato Scalea 2020, il Comune di Scalea ha ritenuto in maniera del tutto scellerata, perché se tu sei convinto delle tue ragioni le vai a difendere, e invece non si è nemmeno difeso davanti al TAR. Il TAR ha sospeso l'efficacia di quel provvedimento e ha rinviato al mese di maggio per la sentenza che sarà definitiva. Questo è avvenuto per colpa sua, per due motivi. Innanzitutto perché lui si è rifiutato al dialogo, cosa che fa ormai sistematicamente da due anni, non convocando le commissioni consiliari, trattando questo ramo dell'opposizione in maniera ignobile, e soprattutto perché l'atto che lui dice attribuire a noi come responsabile, come se fosse colpa nostra che il Comune ora ha perso tempo nell'iter amministrativo per colpa quasi dell'opposizione, quello che scrive lui, o comunque di qualcuno che non capisce quale sia il bene collettivo, in realtà ora vi dimostro che è lui che non capisce il bene collettivo, è colpa sua, perché ha fatto lui male l'atto, è lui che per far contento il privato anziché il popolo ha chiuso in tutta fretta la conferenza dei servizi ed in maniera illegittima, senza fornire le carte che chiedeva l'Agenzia del Demanio, che è l'ente preposto al rilascio di un parere vincolante nell'ambito della conferenza dei servizi. Per cui, sommando questi due errori, si arriva al risultato che il TAR ordina la sospensione di questo iter burocratico amministrativo. La colpa di chi è? Della minoranza o è sua? È ovvio che questa è una domanda retorica, perché la colpa è esclusivamente sua. Ed è esclusivamente sua perché lui non capisce sostanzialmente. Noi abbiamo cercato di all'indomani della campagna elettorale del 2010, abbiamo cercato immediatamente un dialogo, proprio perché ci riteniamo un ramo di opposizione, così come gli altri rami di opposizione, costruttivo, che si mette al servizio della città, che capisce che l'interesse generale va al di sopra degli interessi particolari, che se si cresce tutti, se si cresce, se cresce Scalea, quindi cresciamo ognuno di noi. Con questo spirito andammo a parlare, io, Mimmo Introini e Pino Pono, apro e chiudo velocissimamente una parentesi, Pino Pono è in Puglia, perché altrimenti sarebbe qui a questo tavolo, in Puglia per un breve periodo di riposo insieme ai suoi più stretti familiari, altrimenti sarebbe qui, e mi ha chiesto di porgervi il suo saluto e di dire che condivide, mi ha chiesto di dirvi che condivide pienamente, sottoscrive, qualora ci fosse bisogno di stilare un documento, qualsiasi documento che io sottoscriverò per conto di Scalea. Chiusa questa parentesi, lui in questi due anni di gestione amministrativa si è caratterizzato per la cura di interessi particolari, questo per in qualche modo rispondere alle sollecitazioni di Sandro Ferro. Lui ha preferito dare senza preventiva gara di appalto dei servizi ad amici, parenti, consiglieri e assessori, dei servizi esterni dell'ente, il primo dei quali che mi viene in mente il servizio di sotturazione delle fogne, che prevede praticamente lo spurgo, per capirci, ed è un mezzo che è ricoverato all'autoparco comunale dal mese di marzo del 2010. Non so quanto ci voglia per metterlo a posto, sta di fatto che dal 2010 ad oggi questo servizio viene prorogato, ripeto, senza gara di appalto, di mese in mese presso una ditta che tra l'altro non è nemmeno di Scalea ed è di Santa Maria del Cielo. Per cui, sommando questi servizi che il Comune paga a questa ditta, il Comune in due anni avrebbe comprato non uno ma due mezzi nuovi. Non solo avrebbe messo a posto quello che è attualmente ricoverato
perché non idoneo attualmente, perché è scassato presso l'autoparco comunale, ma ne avrebbe acquistato due nuovi. Questo è il, come dire, un po' il simbolo di ciò che avviene al comune di Scalea, che ha fatto seguito ad una serie infinita di atti amministrativi che grazie a questa opposizione sono stati anche revocati. Lui ha dato delle aree consortili, per intenderci quelle di fronte al comune ed adiacenti all'albergo al Santa Caterina, apparenti e stretti di un assessore. Grazie a questo intervento, grazie agli interventi pubblici di questo ramo di opposizione, quell'atto è stato revocato. Così come sono stati revocati gli atti relativi all'area adiacente al tribunale, perché anche questi gravemente illegittimi, così come una serie di altri contributi economici elargiti ad associazioni che fanno capo tutte in maniera diretta a consiglieri e assessori comunali, e poi per poi lamentarsi che non ci sono soldi, che il comune è sulla soglia del dissesto finanziario. Però periodicamente la cooperativa The Dream, l'associazione Tina Lagostana Bassi sono tutte beneficiarie di sostanziosi contributi economici, per sostanzioso che cosa intendo? Addirittura superiori rispetto alla nostra patrona di Scalea, che è la Madonna del Carmelo del 16. Non contento di ciò, decide di regalare, tra virgolette, in termini giuridici si chiama comodato gratuito, gli immobili comunali. Faccio riferimento all'ecomuseo, faccio riferimento all'ex sede del giudice di pace, che è un po' il fiore all'occhiello della nostra, come a livello di immobili comunali della nostra Scalea. Faccio riferimento a una serie infinita di immobili che lui concede in comodato gratuito a semplice richiesta, senza gara di appalto, quando ci sarebbero delle associazioni che a pagamento, e quindi con un tornaconto per il comune di Scalea, sempre che sia in stato di dissesto, perché lui ha proprio conti consuntivi con avanzi di amministrazione, i conti consuntivi che ha approvato lui sono con avanzi di amministrazione, quindi le carte, io sono abituato per professione a parlare davanti alle carte, dicono che il comune gode di una salute florida, per poi però trovarsi di fronte a delle dichiarazioni che sono in contrasto con le carte che lui approva in sede consigliare. Tutto questo dimostra che il senso civico, il senso del dialogo, il senso dell'appartenenza ad una comunità, purtroppo non appartiene a questo sindaco. Per cui l'augurio mio, e anzi avrei voluto aprire questa conferenza stampa dicendovi che Basile è caduto, purtroppo non è così, mi auguro che la prossima conferenza stampa possa iniziare con queste parole, ma non per un mio fatto personale, ma per gli interessi, nell'interesse generale della città di Scalea.